Passiamo velocemente in rassegna le ultime dall'Italia e dall'estero. Sull'ANSA, in primo piano i migranti. Il CDM vara le misure, fino a 18 mesi il trattenimento per il rimpatrio. Meloni ha detto il centrodestra ha visione comune, soddisfatta per la compattezza e il grande lavoro di squadra. Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha varato il pacchetto di misure sui migranti annunciate nei giorni scorsi dalla Premier Meloni. Sky TG24, ancora migranti, la cronaca, saltano i trasferimenti all'hotspot di Lampedusa. Oggi Darmanin sarà a Roma. Il ministro degli esteri francese ha annunciato che sarà nella capitale oggi, nel pomeriggio, per discutere di cooperazione europea sui migranti. Invece è scoppiato il caos a Porto Empedocle. ADN Cronos, la cronaca. Milano, donna investita e uccisa da camion di rifiuti, travolta sulle strisce e trascinata per 50 metri. La vittima aveva 75 anni. TG.com 24, droga, violenta e fotografa tre donne, arrestato nel Turbino a Roma. Ma sul telefono dell'uomo sono state trovate le immagini delle vittime inermi mentre subivano gli stupri. Erano queste tutte le notizie di oggi. Adesso vediamo il meteo.